ragazze, nuovo video, mi viene da ridere perché sono appena caduta, cioè mi sono proprio inciampata sulle scatole e sono caduta per terra. Vabbè, vediamo di morire prima di fare, di compiere i miei 27 anni, che sono pericolosi 27 anni perché sono morte tantissime persone a 27 anni, no vabbè, c'è le corna. Ho acceso il ventilatore perché ho chiuso tutte le finestre per farvi il video. Oggi è domenica 26 giugno ed è il mio ultimo giorno da 26enne. E ho la voce un po' intasata perché da quando è uscito il caldo mi è tornata un'allergia pazzesca. Vabbè, comunque sono riuscita a malapena proprio a truccarmi un pelo, gli occhi, perché sennò sembravo una cretina, e ho legato i capelli perché non stanno lisci neanche a volerlo. E niente, oggi è domenica, volevo farvi il video dei regalini che ho ricevuto, altri regalini che ho ricevuto, che adesso vi spiego tutto, più lo shopping di ieri, poi vi racconto tutto. Partiamo però dai regalini. Ho ricevuto dalle mie amiche Sara e Sabrina, ciao Sara, ciao Sabri, un regalo molto molto carino che mi serviva, nel senso non avevo e ero sempre in difficoltà, cioè sarei stata in difficoltà a invitare qualcuno a cena. Siccome io e le mie amiche, quando organizziamo le cene di solito io e la Sara prendiamo il sushi e la Sabrina invece, che non gradisce il sushi, prende tipo una piadina, ma non serve, non servono piatti e piattini. Loro sono state molto carine, mi hanno regalato questo, siccome sanno che io amo il sushi, e infatti domani per il mio compleanno Simone mi fa: ma vuoi prendere il sushi? Io: sì! Così lo mangiamo, e io mangiamo, una parola che non va bene, mangio. E mi hanno regalato praticamente queste bacchettine per il sushi, bellissime, così ho tutta la mia scorta di bacchette, potete venire a fare dei sushi, dei party di sushi a casa mia. Praticamente sono queste bacchettine di legno molto carine per mangiare sushi, sono 2, 4, 6, 8, 10, 10 più 10, 20. No, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, per 10, vabbè, per 10 volte, sono quelle pacchettine in legno, io credo che siano usa e getta, ma sono molto carine, infatti mi sa che andrò anch'io a cercarle, perché, vabbè, adesso ne ho un bel po', cioè non è che mangiamo sushi tutti i giorni, però sono molto carine. E poi mi hanno regalato questo set, appunto, sempre con le bacchettine, però questa volta in plastica, che sono molto molto carine, per prendere il sushi. Adesso cerchiamo di non... Io tra l'altro le tengo sempre unite perché sono un po' impedita a prenderlo con le bacchette. Praticamente c'è, vediamo se non lo faccio rompere, allora teniamolo così, il piattino per il mettere il sushi, il portasoia e il portabacchetta. Sono veramente molto 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 carini, di questo color mattone, bellissimo, e l'altro invece in contrasto nero con il mattone, vedete. Praticamente c'è il portabacchettina, il portasoia della TD Trend Decor e il piattino. Io in realtà non li avevo mai visti in giro, però insomma sono veramente molto molto belli e utili, un regalo veramente carinissimo, quindi le ringrazio moltissimo. Poi ho sono tante cose, ma da due ragazze che adesso vi spiego. Questi sono i pacchettini, cioè questo è un pacchettino che è bellissimo, c'è anche la farfallina, guardate che spettacolo, siccome io ho i tatuaggi fatti a farfalle praticamente su tutto il corpo, e questa ragazza è stata molto carina perché mi ha regalato la borsa con su questa farfallina, bellissima. Praticamente ho ricevuto questo regalo da Chiara, ciao Chiara, e che è una ragazza che ho conosciuto tramite appunto Instagram, che mi seguiva su YouTube, e ci siamo sentite praticamente via Instagram, perché anche lei ha Instagram, e abbiamo fatto amicizia, nel senso che ci sentiamo su WhatsApp tutti i giorni, e ci siamo anche incontrate appunto ieri, è stato bellissimo, poi vi spiego nell'altro video perché c'entra col video shopping, però è stata carinissima perché ieri ci siamo incontrate e mi ha dato questo pacchetto con dei regalini, dei pensierini che aveva fatto per me, dei pensieroni, non pensierini, e è stata veramente molto carina. Ciao Chiara, un bacione, ti ringrazio tantissimo, e lei veramente, cioè, ha fatto proprio anche questi regali come se mi conoscesse da tantissimo, perché ha azzeccato tutto in pieno, mi piace tutto, e è stata proprio, sono dei regalini molto molto carini e mirati. Il primo regalo che vi faccio vedere sono questi adesivi per parete, bellissimi, con queste farfalline, cioè, che volete notare che queste farfalle così blu, azzurre, sono identiche a quella che ho io tatuata qui. Lei è stata veramente molto attenta, che sa che adoro le farfalle, e mi ha fatto questo bellissimo regalo. Tra l'altro questa mi ispirerebbe per un tatuaggio, in realtà la volevo fare così bianca e nera, la adoro, però il tatuaggio bianco non si può fare, nel senso non me lo fanno, quindi ho detto vabbè, non la farò, la farò azzurra,
sono veramente bellissime e questa le ha prese all'IKEA. Infatti, quando è andata all'IKEA qualche giorno fa mi ha assolutamente pensato e ha deciso di prendermi questo regalo che è stato bellissimo. Infatti, non vedo l'ora di poterle appendere. E devo pensare bene a dove appenderle, ma sicuramente le appenderò. Forse magari potrei metterle anche in bagno, adesso vedo, ma sicuramente verranno appese in casa, poi farò tutto via foto. Poi mi ha regalato questa bellissima collana, che era come si dice, in questo sacchettino molto carino e grazioso. La collana è veramente stupenda, nel senso che mi rispecchia tantissimo il mio gusto. Ed è anche più bella di quello che penso, cioè nel senso di quello che avrei potuto prendere io. È veramente una collana molto 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 bella. Guardate che meraviglia! Praticamente ha questa gemma di questo azzurro tenue, chiaro chiaro chiaro, e poi ha queste cordine. È un po' tipo queste, non so, tipo delle conchigliette, è molto, allora, è un elegante, è un pochino. È, come si dice, è un pochino etnica, ma sullo chic, quindi io adoro questa collana, cioè grazie Chiara, veramente stupenda. E questa qua, ragazze, ci sta bene con tantissimi look perché veramente è sofisticata, è molto estiva. Guardate che bellezza, guardate che luce che dà anche al viso. È molto estiva, molto elegante, molto chic, nonostante abbia comunque anche questo dettaglio etnico delle conchigliette, insomma, ha sapore molto etnico, ma nella versione chic che è bellissima. E mi mancava proprio una collana fatta in questa maniera. Quindi la ringrazio tantissimo, è proprio stupenda. Infatti, ma questa con un vestito nero ci sta da Dio, con una canottierina o bianca o nera o azzurra, ma anche con questa ci stava bene, perché no? È veramente bellissima e poi è anche una collana fresca, nel senso non, come si dice, non, ma io sto registrando a proposito. No, perché adesso mi viene il dubbio. Non è una collana che tiene caldo, perché con l'estate, meno male, quando fa proprio caldo, tipo oggi, basta adesso che sono molto felice di essere vicino al ventilatore, insomma, non sono sopportabili le collane, quelle troppo, troppo grosse, troppo pesanti. Invece questa resta comunque molto fresca e carina, veramente, grazie mille. E non è finita qui. Dopo lui, la cosa più... la tengo alla fine. Mi ha regalato, guardate, questa bellissima scatolina di latta, che è... Proprio, è bellissima con questi pois, con queste roselline, cioè questa qua è proprio carina anche da tenere esposta. E dentro c'erano questi orecchini meravigliosi. Lei sa che io adoro i bottoni, perché probabilmente avrò fatto una testa così durante i miei video, con questi bottoni che compravo continuamente la Stella Zeta, e lei mi ha regalato questi bellissimi orecchini. Guardate che meraviglia, di questo color Tiffany, con queste righettine dorate, tutto veramente molto fine, nel senso lei è proprio una ragazza veramente molto fine, molto carina, molto chic, e infatti anche i suoi regali rispecchiano appunto la sua persona. Veramente anche questi bellissimi li userò sicuramente, perché appunto i bottoni adesso ho questi cuoricini simili Tiffany, ma perché non ci fa caldo, non ho voglia di mettermi cose, però anche i bottoni ci stanno da Dio. E grazie, grazie mille, anche questi sono bellissimi, anche la scatolina. E l'ultima cosa, cioè lei sa che io adoro la matita, sa benissimo che io compro solo matite di Essence, è il mio massimo quello. E è stato veramente questo, cioè un regalo che veramente sono rimasta proprio tantissimo quando l'ho visto, perché non mi sarei mai immaginata, cioè veramente. Non ho mai comprato nulla della Urban Decay. Lei, poverina, è stata da Sephora e mi ha detto: ho visto una cosa, ti ho preso una cosa. Io, cosa? Aiuto! Allora, siccome lei sa che io con i trucchi sono un po' restia, ho detto sicuramente sa che io il rossetto, ho dei problemi col rossetto, ma adesso forse li risolviamo perché mi ha spiegato un trucco, che se fate le brave ve lo spiego anche a voi. No, scherzo, praticamente io ho questo problema quando metto il rossetto che parlo, che mi va sui denti. Quindi lei mi ha consigliato di prendere la carta igienica, di avvolgerla intorno al dito quando metto il rossetto, di metterlo in bocca, così... E praticamente mi toglie l'eccesso di rossetto. Io sì, perché sapevo quello della cipria per tenerlo, però non l'ho mai fatto. E quindi adesso mi vedrete più spesso con il rossetto, perché uno degli ultimi video che ho fatto avevo il rossetto, voi l'avete notato, però forse non l'avrete notato, ma io l'ho notato quando ho visto il video. Infatti continuavo a guardare questa cosa, non riuscivo a distogliermi da questa cosa, che avevo il rossetto sui denti, e io no! Vabbè,
Comunque ho detto, Rossetti non me l'aveva regalati perché sa che sono una frana, quindi avevo sospettato che poteva essere intorno a qualcosa degli occhi, tipo una matita, un eyeliner, poi sa che con l'eyeliner io non ce la posso fare. Allora alla fine mi ha regalato la matita nera della Urban Decay, la Perversion, che è famosissima, e non vedo l'ora di usarla, volevo già usarla ieri sera ma non ho avuto il coraggio perché ho detto no, vabbè, avevo fretta, ho detto no, non la lasciamola lì. E stamattina, oggi, ho messo un trucco proprio schifoso per stare in casa, nel senso non sono stata lì, cioè devo andare solo a comprare la torta che festeggerò con i miei nonni il compleanno, cioè ho festeggiato mille volte, domani che lunedì non festeggerò un tubo. Praticamente questa è una matita che è la Perversion, io l'ho sentito parlare tantissimo, e dovrebbe essere temperabile. Io non so com'è possibile riuscire a temperarla, cioè non è, non so come funziona veramente. Abbiamo appurato che sia da temperare, però fatemi sapere voi, perché io ho quasi paura a temperarla, perché talmente, non lo so, un materiale strano. Comunque deve essere una matita veramente super 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 scrivente e nera, ed è il nero probabilmente, quindi non vedo l'ora di usarla, e almeno forse con questa che è molto scrivente dovrò stare un pochino più leggera. E ovviamente appena la userò farò delle foto su Instagram. E comunque è un regalo bellissimo, veramente, non dovevi, davvero è stupenda, è il mio primo prodotto make up di Urban Decay, e dovrebbe anche essere veramente waterproof e molto molto scrivente. Non vedo l'ora di poterla utilizzare, e questo è ancora tutto il regalo di Chiara, quindi grazie mille Chiara, veramente un bacione grandissimo. E poi ci siamo anche incontrate, poi vi spiego. Poi invece mi è arrivato un altro bellissimo regalo da parte di un'altra ragazza che si chiama Roberta. Lei mi ha fatto il regalo proprio anche in anticipo, è arrivato qualche giorno fa tramite posta, ed è stato un regalo bellissimo. Cioè anche questa ragazza che sento, appunto, allora lei mi aveva mandato un'email perché non era molto social, nel senso Instagram deve ancora scoprirlo, non è, cioè vabbè, ha imparato adesso a usare YouTube, cioè ci sta, perché qualcuno veramente non ha a che fare con internet, quindi non si ride di queste cose. È stata veramente carinissima perché ha iniziato a usare YouTube, quindi mi commenta i video. Ciao Roby, un bacione. Lei purtroppo non l'ho ancora incontrata dal vivo perché abita nelle Marche, quindi è un problema di logistica. Mi ha mandato questo pacchettino che è stato bellissimo, e la cosa forse anche più bella era praticamente il bigliettino che mi ha regalato, cioè che mi ha mandato insieme al regalo. Era un bellissimo bigliettino con una letterina molto 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 bella, molto apprezzata, cioè l'ho letta, veramente è una ragazza meravigliosa che non lo so, sapete quelle ragazze, quelle persone che vedono tutte le cose. Ho fatto appunto un post su Instagram a lei dedicato, perché purtroppo dal vivo non ho potuto ringraziarla. Praticamente mi ha scritto delle cose meravigliose, e lei vede tutte le cose positive di me e mai le cose negative, quindi è veramente un tesoro. E questa, praticamente questa letterina è veramente bellissima, cioè era un po' che non ricevevo una lettera da parte di qualcuno, veramente è stata troppo troppo carina. E i regali sono bellissimi, nel senso che anche questa ragazza, che oltretutto non mi ha mai visto dal vivo, mi ha visto appunto sì tramite computer, nel senso su YouTube come mi vedete voi, ma non lo so, magari mi conoscete meglio voi che mi seguite sul canale piuttosto che chi mi conosce dal vivo, perché veramente mi ha fatto dei regali stupendi che io quando li ho visti, anche perfino mia mamma mi ha detto ma che bello, ma è proprio bello veramente. Praticamente mi ha regalato questa bellissima sciarpa, cioè guardate i colori di questa sciarpa, è meravigliosa, purtroppo è uscito il caldo, sennò l'avrei subito usata, ed è con questi toni che mi ricordano, indovinate che regione, che è stato la Grecia, cioè questa è Grecia, cioè Grecia pura, vabbè, e lei sa che io, a me, cioè questi colori sono bellissimi, cioè, e poi guardate come sta bene anche con i capelli biondi, praticamente questa bella sciarpina di cotone, con queste nappine color Tiffany azzurra, cioè, ma è troppo bella, e poi è coloratissima, bellissima, ma resta comunque fine, quindi sono quelle cose veramente bellissime, guardate come sta bene col capello biondo. Tanto c'è il ventilatore, c'è proprio una sciarpina bellissima, ovviamente non sistemata in questa maniera oscena. I capelli tra l'altro mi si stanno spettinando tutti, potremmo anche fare uno, no, si spegne, ah questo è il più basso, allontaniamo. Praticamente sono tutta spettinata, è bellissima questa sciarpa e non vedo l'ora di poterla utilizzare sicuramente quando ho dei giorni di pioggia o a settembre e in primavera, la userò tantissimo, quindi grazie mille, bellissima. E
Poi mi ha regalato, sempre comunque in tema con i toni, questa meravigliosa collana che adesso vi faccio subito vedere. Cioè, guardate che bella questa collana. È una collana d'oro, dorata, cioè color dorato, con questo Tiffany, con questo verde acqua, che anche questo è un colore bellissimo. Guardate come sta bene e che luce che dà anche questo agli occhi, cioè agli occhi, che luce che dà al viso. È proprio... con l'abbronzatura qua ci sta, come ci sta da Dio, una collana veramente bellissima. E anche questi regali e soprattutto la letterina sono stati veramente dei regali bellissimi, quindi Roby ti ringrazio tantissimo, un bacione grande. E anche lei ovviamente non doveva, perché non, cioè non doveva assolutamente. Poi vi faccio vedere il mio autoregalo, un altro autoregalo e un altro autoregalo, sono due, vediamo se... Allora, il primo... me lo metto dentro nei video dei regali, perché poi lo shopping sarà già tipo stralungo. Mi sono regalata finalmente, per la prima volta, in anteprima assoluta, due prodottini dei parrucchieri, nel senso, quando sono andata a fare il toner e il taglio, la parrucchiera mi ha consigliato questa maschera e questo shampoo della marca Framesi, non vorrei dire male questa parola, ma o Framesi, che sono praticamente la maschera ristrutturante e lo shampoo ristrutturante Morphosis Restructure Express Beauty. E praticamente sono, ve lo dico subito, c'è lo shampoo rivitalizzante per capelli, ideale per prolungare gli effetti benefici del trattamento, vabbè, che non so cosa sia. Principi attivi: collagene marino idrolizzato, silicio, acido ialuronico senza parabeni, sale e sosfati. Praticamente uno shampoo ristrutturante che lei mi ha consigliato, siccome devo affidarmi appunto al parrucchiere per il colore eccetera eccetera, lei mi ha detto: guarda, usa questi prodotti che vedrai che avrai dei capelli fantastici. Buona, non sono neanche particolarmente costosi, perché ho pagato 26 euro tutti e due, 15 euro la maschera e 11 euro lo shampoo. Io volevo prendere solo la maschera, poi mi ha venduto praticamente il kit, ho detto vabbè, per 11 euro non è tanto, comunque per uno smalto, per uno shampoo dei parrucchieri, per una maschera, perché meno male, di solito ci sparano 30-40 euro, quindi ho voluto provare. L'ho già usato ieri sera e devo dire che mi piace molto, purtroppo poi c'è, ovviamente c'è il tempo così, insomma, l'umidità, quindi non si può neanche capire bene. Se questo inverno si vedranno meglio i benefici. E poi c'è anche il condizionatore rivitalizzante per capelli, che ripristina la naturale bellezza ed elasticità della fibra capillare, sempre con gli stessi principi. E sono questi, appunto, li ho già usati ieri sera, poi li ho rimpacchettati per farvi vedere. La maschera è 250 ml, hanno anche un packaging molto carino, molto professional. E lo shampoo devo ancora usarlo, perché ieri avevo il campioncino che mi aveva lasciato da provare, ed è questo qua, sempre, appunto... sono questi due, e sono anche ottimi come un regalino, è un'idea regalo molto molto carina e sicuramente apprezzata. Lei per i miei capelli mi ha consigliato questo, e poi dovrò andare anche a comprare la piastra, perché mi ha detto di non usare assolutamente la, io volevo prendere la GHD, cioè il mio sogno, e mi ha detto di non prenderla, mi fa: guarda, prendi quella qua da noi, costa 50 euro ed è professionale, non prendere la GHD. E io mostrano, con parrucchiere mi vende una sciarpa, mi vende una maschera da 50 euro. Non ce la posso fare oggi, si vede che la vecchiaia avanza. Mi vende una piastra da 50 euro, non una da 200. Comunque, vi saprò dire anche con quella piastra, perché adesso sto usando quella delle Desperados Housewife, quindi vabbè. Poi mi sono fatta un autoregalo super 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 figo, anche se ho avuto un disguido tramite eBay, perché doveva arrivarmi un 37 che avevo acquistato, alla fine non c'era, si è perso a Salerno, non ho capito che giro ha fatto, secondo me non era disponibile. Mi ha mandato il 38, ho azzardato a prendere il 38 e andava perfetto, io sì, troppo felice. Praticamente così, cazzeggiando su eBay, nelle aste, nelle cose costa meno eccetera eccetera, poi mi sono imbattuta in queste Jeffrey Campbell. Io non ho mai avuto le Jeffrey Campbell, ma adoro le Jeffrey Campbell, ma hanno un costo abbastanza elevato, anche se su eBay costano un pochino meno. C'erano queste qua scontate del 91%, erano delle scarpe molto particolari, non sono scarpe che piaceranno a tutti, non sono scarpe di tutti i giorni, però si possono anche portare tutti i giorni nella maniera giusta. E tipo quando l'ho provata io, che avevo su uno skinny, un leggings, jegging skinny e un topettino nero con la balza lunga dietro, ci stavano da Dio.
ve le faccio vedere perché le ho pagate pochissimo, ragazze, 16 euro più 6-7 euro di spedizione. Mi sono arrivate quando me le ha rispedite la seconda volta nel 38, che ho accettato. Ho detto vabbè, se no mi faceva rimborso, quindi ho detto ma no, le voglio. Alla peggio le trovo, se mi vale un po' grandi, pace. E il giorno dopo mi sono arrivate, bellissime, guardate la scatola. Ovviamente sono delle scarpe originali, guardate questa è la scatola originale. Sono in pelle dentro, cioè sono meravigliose, le Geoffrey Campbell. Sono la sono il modello, per chi se ne intende, che mastica Geoffrey, Luan White Grey, sono bellissime. Costavano 185 euro, cioè ve lo faccio vedere perché è la verità, 185 euro, se metterà mai a fuoco, comunque credetemi, sapete che io non dico stupidate, e le Geoffrey Campbell in questione sono queste. Lo so che sono strane, che a qualcuno faranno schifo. Non sono kitsch perché se le vedete così dal davanti sono molto fini, sono tutte in simili, cioè non in simili, sono tutte in pizzo bellissimo. Lo sfondo è un grigio, grigio chiaro, grigio ghiaccio. No vabbè ragazze, avevo superato i 20 minuti quindi non ho finito di registrare quello che dovevo registrare. Praticamente stavo dicendo che queste scarpe qui sono secondo me molto carine, se le vedete dal davanti io le ho provate con dei jeggings blu e un topettino nero con appunto la parte dietro più lunga, stavano veramente benissimo, non sono così kitsch ma sono molto fini in realtà, viste così dal davanti. Poi la cosa strana è appunto la parte dietro del tacco, e però veramente le dovete vedere indossate e dategli un'opportunità. E poi ragazze, scontate nel 91%, cioè non parliamo di queste cose, e non le ho prese solo perché erano scontate ma perché volevo un paio di Geoffrey Campbell e queste particolari mi piacciono. Ecco ragazze, e niente, spero che questo video vi sia piaciuto, aspetto di leggere tutti i vostri commenti. Intanto ringrazio tantissimo Roberta e Chiara, grazie mille, e anche le mie amiche Sara e Sabri, ciao, grazie. E niente, ovviamente non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Ci vediamo nel prossimo video tra pochissimo, un secondo, ciao.